allora sì che rimpari e sei obbligato, anche se adesso gioco una specie di misto. Sì, però, ma Nicola, è una crociata sì, che non può aver successo, perché il doppio è praticamente un malato terminale, non lo gioca più nessuno. Ma però mia, se ti ricordi, Lino, tre anni fa, se non sbaglio, si iscrissero qui al foro sia Federer che Nadal, e per combinazione il sorteggio li ha messi di fronte uno all'altro. Chissà se per combinazione. Beh, vabbè, ma diciamo per combinazione. Però, se ti ricordi, lo stadio era gremito. Sì, Nadal, ma non andavano a vedere Nicola, non andavano a vedere il doppio, andavano a vedere i campioni. Benissimo, però loro si sono divertiti. Sì, allora, ma perché è stata una cosa fatta una volta tanto, però normalmente se tu vai da dai giocatori, a Federer o Nadal, gli chiedi di giocare il doppio, se possono... Nadal lo gioca in Coppa Davis. Com'è? Nadal più di una volta ha giocato in Coppa Davis. Ma adesso non lo gioca più. Ma adesso gioca meno anche il singolo, eh. Senti, Rino, mi racconti ciò che non hai mai raccontato di Nicola Petrangeli? No, non si può. Ma ti prego, Rino. Non è un orario protetto questo. Perché voi poi questa sera continuerete a dialogare sul tennis da par vostro. Però a me piacciono i personaggi e Nicola Petrangeli lo è veramente a tutto tondo. Ma diciamo una cosa. Possiamo parlare anche d'altro, è mica obbligatorio parlare di te. No, ma invece io voglio restare nell'ambito del te, perché io quei personaggi là, quelli che ho citato prima, mi affascinavano proprio perché immaginavo cosa fosse poi la loro vita, cosa c'era intorno, hai capito? Le grandi passioni con donne che per lo più poi erano anche conosciute, ma soprattutto quelle che non si conoscevano. Ecco, adesso per questo che ti avevo chiesto, Rino, diciamo non una smodatezza, ma una intemperanza di Nicola Petrangeli che non è mai stata raccontata. Aia, brutta. No, dai. Non voglio scivolare dove tu mi vorresti portare. Però cito solo un episodio. Sì. Noi giocavamo, qualche volta abbiamo giocato anche a tennis, ma raramente. Abbiamo molto giocato di più a calcio, perché giocavamo nella stessa squadra, lui meglio di me, ma comunque giocavamo nella stessa squadra. Sì. Ecco, Nicola stava giocando un torneo a Nizza. Sì. E noi avevamo una partita alle 2:30 del pomeriggio al campo Artiglio. Sì. Dove giocavamo le partite in casa. Uh-huh. E la partita era alle 2:30. Nicola ha giocato la semifinale il mattino a Nizza. Sì. Ha preso l'aereo, è arrivato a Roma. Sì. Abbiamo giocato, abbiamo cominciato in 10 per aspettarlo. Sì. Abbiamo vinto 4-1 o qualcosa del genere. Lui ha ripreso l'aereo il mattino dopo a Nizza, ha battuto Metreveli in finale. Che spettacolo, che storia. Hai capito? Queste cose oggi un giocatore di oggi non ci pensa neanche. Ma proprio no. Assolutamente. Senti, ma avevi qualche cosa che osservavi particolarmente, intendo come disciplina di dieta, vita, cose, Nicola? Io? No, perché sai, all'epoca c'erano gli aggregati, ossia gli aggregati erano quelli che erano appassionati di tennis e ci stavano sempre intorno. Oggi sì. non puoi farlo perché ci sono le guardie del corpo. Sì. Allora noi facevamo del tutto per farci invitare a cena, certo, perché così scroccavamo la cena e quindi mangiavamo quello che passava il convento. Erano buoni conventi. Oggi per esempio mi dicono, ma come mai che non mangi il pesce? Ma per abitudine, che all'epoca il pesce costava più della carne, come sempre. Sì. E quindi non ci potevamo permettere il lusso di mangiare il pesce. Sì. Ma è difficile spiegare a un giovane oggi cos'era 50 anni fa. Certo. Però sì, ma comunque Nicola ha mangiato sempre il pesce, la carne. Ha mangiato sempre molto bene, diciamo, secondo me. Sì, sono sì, stato sì. No, ma sai perché anche? Perché senza soldi, da sempre, i giocatori di tennis sono ospitati nei migliori alberghi. Mm-hmm. Allora, oggi con soldi. Mm. Ma all'epoca, io mi ricordo, c'avevo 20 anni, ero invitato a Cannes. E non so come mai mi hanno invitato camera e prima colazione al Carlton. Hai capito. Quando c'era il Festival del Cinema. Certo. Allora io sembravo il giovane miliardario che scendeva le scale quando c'erano tutti gli attori. Strage di galline. E andavo fuori a mangiare due banane perché potevo permettermi solo quello. Strage di galline, la volpe nel pollaio. allora. Mannaggia.
che ma grandezza, invece. Perché poi aveva un'eleganza, l'ha ancora Pietrangelo, un'eleganza sua innata, no? Una cosa bella. Ma a parte il fascino dell'uomo, ma proprio il suo muove, l'eleganza non è un fatto estetico, no. L'eleganza non la compri al supermercato. Appunto, l'eleganza è una condizione mentale, una condizione spirituale, quindi voglio dire, strage proprio di galline. Dunque Nicola, io sono convinto di un fatto, che quando parla di calcio il nostro grande maestro Lino Tommasi si professa tifoso del Chievo e del Verona, perché da sempre lui li segue per estrazione. Io ho però il sospetto che lui abbia un cuore anche leggermente biancazzurro. No. Ecco, questo l'ho sempre non gliel'ho mai detto, ho paura della reprimenda. Dilla. Io al derby spero che vinca la Lazio, perché i romanisti sono di più. No, perché questa, guarda che questa è geniale. No, aspetta, siccome Nicola Pietrangeli è professato laziale, no? Uh-huh. Quindi sì, voglio ma dire... simpatizzante. Simpatizzante. Perché a me non... Sai perché? Perché a me non piace proprio il tifoso. Intanto volevo, e qui qualcheduno si arrabbierà, l'italiano non è uno sportivo. Vero. L'italiano è un tifoso. È vero. Che non è uguale. È una, c'è una, perché il tifoso vuole vedere la sua squadra vincere a qualsiasi costo. Certo. Quante volte, con rigore che non c'è, con le mani, non è importante. Quante volte abbiamo sentito allo stadio, e anche signore, sua disan per bene, spacca le gambe, ammazzo. Così è, sì. Allora, fra tifoso e sportivo, sono due cose diverse. Io sono laziale perché c'era il campo della Rondinella, dai. Bravo, perché io giocavo 3 anni nei ragazzi della Lazio, poi negli anni belli di Maestrelli io mi sono allenato 3 anni, ma tutti i giorni con loro, siccome avevano capito che non è che prendevo il pallone con lo stinco, insomma potevo giocare con loro, io mi sono allenato 3 anni di fila. Quindi erano all'epoca erano i miei amici che giocavano in Serie A. Certo, e che hanno pure vinto lo scudetto, quindi non giocavano neanche male. No. Certo. Però non, io per esempio allo stadio, ieri sera ho visto, stando a casa, ho visto la Lazio-Catania. Sì. Ma insomma, la Lazio come al solito... Che hai fatto solito, di male? Come al solito, vince 1-0, poi oddio, che succede? E purtroppo questo è... Per carità, non voglio assolutamente dare colpa a nessuno, ma in Italia l'importante è non perdere. È così, il risultato. Sì. No. Invece guardassero un po' più il Real Madrid piuttosto che è facile come paragone, sì. Però certo. 1-0, no, va bene vincere... anche il Barcellona. Più il Barcellona, appunto, perché... esageriamo. Voglio vincere 12-0. È così. Così è, va bene. Siete stati miele per noi e ovviamente per chi vi ha ascoltati. Voglio ricordare che si terrà questa sera presso l'Hotel Majestic in Via Veneto, un hotel di eccellenza, alle ore 19, questa continuazione di conversazione con due grandi del tennis, ma della vita direi, Nicola Pietrangeli e Lino Tommasi. Vi ringraziamo e vi abbracciamo entrambi. Grazie. Grazie davvero. Ciao Rino, ci vediamo dopo. Nicola Pietrangeli, Rino Tommasi.